Ma c'erano tutti i presupposti perché comunque il direttore mi aveva accennato che eravamo una buona squadra, e siamo cresciuti tanto e dobbiamo continuare a crescere perché il campionato è ancora lungo, e siamo quasi a metà e domenica c'è l'ultima partita per cercare di chiudere in bellezza l'anno. E speriamo poi di ricominciare l'anno nuovo con quello di buono fatto fino adesso. Il gara ci aspetta, quindi che contro l'Aquila non viene da un tiro positivo di risultati, bisognerà stare attenti. Sicuramente non c'è nessuna partita semplice in questo campionato come abbiamo visto fino adesso, che le squadre di bassa classifica comunque possono dare molto fastidio ai primi posti, a quelli che comunque stanno ai primi posti. Sarà una gara difficile, la dobbiamo affrontare con la massima concentrazione, la dobbiamo preparare bene e cercare di portare i punti a casa. Di viaggi hai fatto delle altre avversarie del campionato? Come le avete affrontate più o meno tutte? Sì, fino adesso l'idea è che comunque è un campionato abbastanza equilibrato, diciamo, tra virgolette. E le abbiamo incontrate tutte e c'è da dire che nessuna ci ha messo sotto. Ce la possiamo giocare con tutti e se siamo comunque concentrati e remiamo tutti allo stesso verso. Senti, il girone di ritorno si dice sempre che è un altro campionato, in realtà è così, no? Tante squadre che si rafforzeranno, magari poi quest'anno particolarmente col fatto che non ci sono le progressioni, visto che questo succederà. Caso vuole che però voi avete un calendario difficile, con tante trasferte impegnative in casa delle prime in classifica. Questo che tipo di considerazioni fa, insomma, su questa cosa? Sì, sicuramente sarà un girone di ritorno difficile come ogni anno, però bisogna vedere anche ora le squadre che sono giù cosa faranno, se si rinforzano o non si rinforzano, visto che comunque non ci sono retrocessioni. Ma comunque sarà un campionato tosto perché, come hai detto te, Andrea, abbiamo parecchi scontri diretti per comunque puntare a qualcosa di importante fuori, ma comunque non abbiamo timore di nulla perché comunque non è che abbiamo fatto male fuori casa, abbiamo fatto bene sia in casa che fuori e ce la giocheremo tranquillamente. Senti, a proposito di mercato, insomma, il mister diceva, ma insomma io sto bene così, fondamentalmente poi abbiamo creato un gruppo meraviglioso, magari c'è il rischio di andare a incrinare qualche rapporto, però insomma si parla molto anche al calendario di mercato, si dice che probabilmente qualcosa potrebbe arrivare, tu cosa, stando nella tua mente probabilmente non Sì, andrebbe no, male. no, più che altro sono. Sì, come dice il mister, comunque siamo un gruppo affiatato e non so se andare a toccare o non toccare. Comunque c'è il direttore, c'è la società, c'è il mister, comunque faranno le valutazioni per comunque se c'è da fare qualcosa per il bene del gruppo si andrà a fare, poi non lo so Ti faccio un altro tipo di domanda, visto che tu sei uno dei più esperti, questo calendario così com'è può veramente puntare alla promozione o per puntare alla promozione magari serve ancora qualcosa? Ma questo Catanzaro è una buona squadra, come ho detto prima, e comunque se stiamo tutti sul pezzo, che comunque siamo concentrati e tutti insieme possiamo far bene. E questa è la cosa che comunque ci diciamo anche domenica dopo domenica, che come è capitato col Barletta, una partita un po' difficile, no, che siamo venuti un po' meno, però comunque veniamo dalla sosta. E anche il Barletta avendo 7-8 punti, quanti punti c'ha, comunque ci ha messo in difficoltà, perciò dobbiamo stare tutti concentrati e remare, come ho detto prima, nello stesso verso tutti quanti. Domenica mancherà Benedetti perché è squalificato e con Benedetti si ritiene che il centrocampo, la domanda che abbiamo fatto pure al tuo collega, il centrocampo sia l'assetto migliore, Marchi, Pirlo, Benedetti. Allora questa assenza di Benedetti può pesare.
Ma penso che comunque ci sono state delle partite che Benedetti non c'è stato. Sì, sicuramente è un'assenza importante, perché è un gran giocatore, ci ha dato una grossa mano e ha fatto benissimo fino adesso. Però le partite che comunque non c'è stato, comunque ci sono dei ragazzi che l'hanno sostituito alla grande, e speriamo di non subire questa assenza. Ma sono sicuro perché comunque i ragazzi fino adesso che l'hanno sostituito hanno fatto bene. Quando il primo gol in giallorosso? Speriamo prima possibile. Domenica magari. Speriamo, magari. No, anche perché mi viene in mente, scusi se non ricordo male dalla memoria, un gol di Benedetti, voi centrocampisti ancora non avete segnato. Collassi di Benedetti, sì. Sì. Manca. Quindi, cioè, Sì, insomma, sì. mancano i gol di Sì, Benedetti, speriamo, sicuramente. speriamo prima possibile, però fin quando si No, ma al di vince là della che. Sì. situazione, voglio dire, il fatto che magari ecco, sarebbe importante anche in una squadra Certo, come condividere gol no. al campionato Certo, di come quel no, sono giocatore. importanti e speriamo comunque che arrivino prima possibile. Magari domani. Devono tirare la lontana. Sì.